Infatti, io ho seguito il tuo riscaldamento perché vedevo che guardavi il campo, voglio entrare, voglio entrare, voglio entrare, voglio entrare. Quando sei entrato si è visto tutta la voglia che avevi. Sei stato semplicemente determinante per questo risultato. Ma per un ragazzo giovane, diciamo che voler entrare credo sia normale. E sono molto contento di questo risultato, sono contento per i miei compagni, per il mister, per la piazza. E ci voleva, sono tante partite ravvicinate, quindi c'è bisogno di tutti. Io sono a disposizione e quando il mister mi chiamerà in causa mi farò trovare sicuramente pronto. Quanti anni avete giocato insieme del Palazzo per fare quello scambio? No, vabbè, ma Rodrigo non ha bisogno di presentazioni. Rodrigo mi dà spesso consigli in allenamento, mi sta dando una mano, quindi diciamo che è anche una conseguenza di allenamento, diciamo. Potrebbe essere tuo papà, eh. Tu ti ricordi quando l'hai visto giocare la prima volta? Hai dei flash di te bambino che vede giocare Palacio? Beh, Rodrigo è stato anche nell'Inter, piuttosto. Sì, vabbè, nell'Inter, ma quando io ero a Genova, che ero un po' più piccolino, quando lui era a Genova era un gran giocatore, era, diciamo, i primi anni che era in Italia, quindi era proprio all'apice della sua carriera. E... ma non l'avevi conosciuto? No, non l'avevo conosciuto perché ero abbastanza piccolo. Ma lo andavi a vedere? Sì, io andavo allo stadio, facevo anche raccattapalle a volte e quindi spesso l'ho visto da vicino, ovvio, non mi conosceva, però adesso giocarci insieme per me è un onore, diciamo. Sei stato, hai fatto l'assist a Moreo per il gol con l'ultimo con l'Alessandra, o ci sei stato premente per la partita? Dove vuoi arrivare? Cosa vuoi dimostrare? No, io non voglio dimostrare nulla, come ho già detto prima, sono a disposizione dei miei compagni, del mister, e cerco di dare una mano come posso. E spero che ricapitano altre occasioni per poter dare una mano di nuovo alla squadra. No, volevo dirti cosa ti ha detto Pippo, cioè il mister, prima di entrare. Ti ha detto vai a fare il gol oppure ti ha dato qualche indicazione particolare? No, mi ha dato due o tre indicazioni da dire anche ai miei compagni per metterci a posto in campo. E poi, vabbè, la prima palla che ho toccato, diciamo che ho fatto gol, quindi è andata bene, dai. Siamo stato contenti. Direi di sì. In allenamento, Palacio, consigli tecnici ti dà consigli da, come dire, attaccante navigato anche fuori dal campo? No, in generale, lui è anche un esempio. Consiglio bello che ti ha dato, qual è stato? No, ma lui è proprio, a parte una persona fantastica, è un esempio anche al di fuori del campo, quindi è una persona che ci parli veramente tutti i giorni e ti dà consigli a 360 gradi, una persona fantastica. Tu hai fatto un anno in prima squadra, diciamo, a Lucca, ed era andata molto bene. Forse il salto Serie C, Serie A era stato un po' troppo grande. In B invece un impatto subito importante. Ma diciamo che la Serie A non è semplice, non è semplice come non lo è la B. E a Lucca era andata molto bene e poi, come dici tu, comunque il salto CA è un salto importante e non è stato semplice, come non lo è stato semplice quando sono arrivato qui, e quindi non è semplice in ogni categoria, questo sicuramente. Brescia è primo ancora, è tornato di nuovo primo per una notte in attesa della Faldecce. Ci descrivi un po' il clima dello spogliatoio per una partita che ha cambiato completamente il volto della partita e anche il volto probabilmente della stagione. Ma diciamo che il gruppo, io sono arrivato da poco ed è un gruppo veramente fantastico, tutti bravi ragazzi, per bene, e indirizzati nel verso giusto, verso il nostro obiettivo. Quindi direi che la partita di oggi è stato proprio l'emblema, il clima che si respira, il clima tutti uniti verso l'unico obiettivo che abbiamo. Allora, tu sei qua in prestito con diritto di riscatto, giusto? Queste cose io, guarda, non le so. Fa tutto la società, proprio ci sono varie. Commentare il direttore. Io non so. Non so, però non riusciamo a far venire qua il direttore. Credo che sia un prestito con obbligo, però non so dirle però di preciso. Il tuo obiettivo è restare qui a Brescia, cioè farti riscattare dal Brescia? Io sono qui e sono un giocatore del Brescia al momento, quindi non penso ad altro e finché sarò qui, se la società mi darà la possibilità, io sono un giocatore del Brescia, darò tutto per il Brescia. Grazie. Questa è la seconda vittoria in casa consecutiva. Ci si era sbloccati con l'Ascoli, adesso un po' più fatica visto che è arrivato all'ultimo, però cosa vuol dire questo? Il Brescia che doveva fare questo scattino in più l'ha fatto adesso.
6 punti su 6. Il Brescia c'è in ogni partita, sia in casa che in trasferta. Più che altro sono tutte squadre molto difficili da affrontare, come ha dimostrato oggi il Perugia e come ci abbiamo dimostrato con l'Ascoli. Sono tutte partite difficili, quindi noi sappiamo e siamo consapevoli che possiamo battere chiunque, anche se ci saranno sicuramente delle difficoltà. Grazie. Posso? Grazie mille a voi.